Ciao amici, bentornati e bentrovati a tutti qui su Speedy News. Io sono Barbara e sono pronta a darvi quelle che sono le ultimissime news del momento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non mancate. Ricordate anche la campanellina. Oggi vi parlo di una rivoluzione annunciata dall'INPS. Grandi cambiamenti in arrivo subito per percettori del reddito di cittadinanza, disoccupati, pensionati, invalidi. Scopriamo tutti i dettagli, quindi mi raccomando, seguitemi fino alla fine. È una notizia ufficiale, una vera e propria rivoluzione, grandi cambiamenti subito per tutti, nessuno escluso, a partire appunto dai percettori del reddito di cittadinanza, percettori di vari bonus, di ogni genere, pensionati, disoccupati, lavoratori, invalidi, ripeto, nessuno escluso. INPS infatti annuncia il lancio di nuovi, scusatemi, servizi informativi che permetteranno di avvisare singolarmente tutte le categorie che vi ho menzionato, via mail, via SMS, attraverso app come io, ad esempio, del diritto o meno a presentare la domanda per un nuovo sussidio, per un nuovo bonus, per una nuova indennità. Ad avvisare sarà direttamente l'INPS grazie a questi nuovi servizi interattivi, chiamiamoli così, e sarà sempre l'INPS a tener conto delle scadenze, dei rinnovi e a comunicare, a interloquire direttamente, appunto, con le categorie interessate. Questo che cosa farà? Darà l'opportunità a tutti i percettori aventi diritto delle varie dei vari bonus e indennità a non perdere nessuna opportunità di sostegno socio-economico a cui si ha diritto, andando ad eliminare situazioni in cui purtroppo molte persone, pur avendo diritto, non erano a conoscenza di alcuni sostegni a loro diretti, oppure non hanno saputo come fare per gestire domande, scadenze e quant'altro. Quindi, sottolineo, era ora che l'INPS si mettesse nei panni del destinatario medio di questo tipo di aiuti, capendo anche le difficoltà nell'apprendere l'esistenza di aiuti, sussidi sociali e sostegni al reddito. E anche le difficoltà poi a renderli operativi, a far sì che vi si possa accedere. Quindi, sicuramente un servizio degno, di nota, un servizio importante che permetterà a molti di non rimanere indietro. Cosa dovete fare? Semplicemente andare sul sito dell'INPS e attivare online questo servizio autorizzando appunto l'INPS ad avvisarvi. È molto semplice, andate nell'area My INPS, nella pagina della gestione consensi e cliccate, fleggate, mettete appunto il vostro consenso sull'adesione dei cosiddetti servizi proattivi. Quindi novità interessante, oserei dire una vera e propria rivoluzione. Quindi mi raccomando, attivatevi in tal senso, inondatemi di like, ma soprattutto iscrivetevi al canale con la campanellina. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, vi ringrazio e vi aspetto presto qui con il prossimo video. Arrivederci tutti da Barbara, qui su Speedy News.